Salve, di base sono Mauro Simonetti e per chi non avesse idea di cosa sto per parlare faccio un brevissimo riassunto. Flashback è la seconda espansione di Lore, che è un progetto di carte collezionabili di Dario Moccia, nell'ordine. Dario Moccia è uno youtuber streamer italiano, nato youtuber probabilmente quasi una decina d'anni fa e ora è probabilmente tra i top 5-10 streamer in Italia. Non mi sono fatto i conti, ma diciamolo, prendiamo per vera questa informazione. Flashback è la seconda espansione di Lore, che è un progetto di carte collezionabili avviato da Dario Moccia stesso, che è molto appassionato di questo mondo. La prima era Primo Impatto, uscita più o meno un annetto e mezzo barra 2 anni fa, e prevedeva che cosa? Appunto una serie di carte collezionabili che ritraevano tutti i suoi amici youtuber, creator, lui stesso, particolarità delle sue live, di vecchi video, di nuovi video. Quindi era una sorta di album di fotografie e ricordi passati e presenti della vita su internet di Dario Moccia. Primo Impatto è un progetto che è piaciuto molto in particolare a me per primo perché io, tramite, ecco, Dario Moccia stesso, ho scoperto di essere un collezionista. Dico scoperto perché in realtà è una cosa che ho sempre fatto, ovvero il collezionare magari piccoli oggetti, biglietti da visita, biglietti del cinema, carte, cartoline, ora per dire una scemenza. Ieri sono andato al cinema e ho preso questa, ora lo faccio vedere come una beauty streamer, è una cartolina del film di Super Mario. Ad aprile arriva Super Mario, scansioni il QR code e fai succedere qualcosa, non lo so, non vale niente, però mi piaceva l'idea appunto di averlo, conservarlo e magari riprenderlo tra 10 anni e ripensare guardando questa cartolina a cosa avevo fatto quella sera stessa, ovvero nel mio caso è stato andare a vedere Avatar 2 al cinema. Infatti ho preso anche tipo 2 paio di occhialini perché ormai la vita, il consumismo va così e quindi ecco, Primo Impatto mi è piaciuto tanto e penso sia piaciuto tanto a tante altre persone proprio perché è una fotografia di un momento e dei momenti molto specifici nel tempo, non solo nella carriera di Dario Moccia, ma anche proprio nella vita di YouTube, quindi vecchi YouTuber, nuovi streamer, quindi personaggi fortemente collegati nella memoria di chi ecco ha vissuto internet in Italia in questi ultimi anni. Il bello ecco era non solo vedere tante facce familiari, ma anche vedere tanti artisti che le ritraevano, artisti tutti giovani, italiani, quindi artisti come, faccio degli esempi, Nova, Agnese Innocente, Walter Baiamonte, Solar Felice, tutti bravissimi, ognuno con il suo stile, e quindi questa commistione di generi e di situazioni e di memorie e di nostalgia creava quello che è stato Primo Impatto. Ho anche l'artbook, così faccio vedere di qua. Proprio anche perché mi piaceva l'idea di conservare questi disegni, vedere qual era stata la storia dietro un'illustrazione, l'idea. A me questo tipo di cagate mi piacciono veramente tantissimo. Lo so, non sono cagate, ma io dico cagate perché fa ridere. E quindi quasi subito dopo Primo Impatto, in realtà Dario annuncia Flashback, questa seconda espansione, già dicendo che sarebbe stata una cosa un po' diversa, senza però approfondire troppo. E quindi fine 2022 e arriva Flashback, seconda espansione di Lore, e andremo a parlare di questo oggi. Io non so se riuscirò a fare una ripresa dall'alto, tipo io alla scrivania, perché questo ora sto girando soltanto questa parte, quindi per ora io mi tengo questo filmato, mi mancano un paio di carte, e quindi poi vediamo. Se vedrete le riprese dall'alto vorrà dire che ce l'ho fatta, se non le vedrete vuol dire che io avrò pianto per un periodo. La cosa particolare da notare subito, al contrario di Primo Impatto, è che qui non sono soltanto una serie di personaggi slegati tra di loro, ma c'è una vera e propria storia che inizia e che tu puoi leggere proprio carta per carta come se fossero delle singole tavole di un enorme fumetto. Dario Moccia è molto appassionato sia di carte che di fumetti, quindi ci si può capire molto bene perché questo progetto gli stesse tanto a cuore. E onestamente non so se è una cosa che è già stata fatta in qualche modo, ovvero il raccontare una storia attraverso delle carte, magari se qualcuno lo sa meglio me lo dica nei commenti. Io ne so poco da questo punto di vista, però ecco, è una storia che funziona raccontata in 2 modi diversi. In che senso? Funziona ovviamente da un punto di vista classico, quindi partendo dalla carta numero 1 alla carta numero 153, ma in realtà non necessariamente tutti la esperienzano in questo modo, visto che nello spacchettare le carte escono in un ordine completamente casuale. Potremmo dire quasi l'ordine vero della storia è nell'ordine che tu trovi più che altro, nell'ordine in cui tu trovi le carte e inizi a collegare i vari pezzi l'uno con l'altro, creando quindi anche questa sorta di narrazione non lineare, il che ho trovato anche molto interessante. Non so se era esattamente voluto questo tipo di cosa, però è simpatico il fatto, ecco, scartare una carta e dire bello questo personaggio, e dire in che modo questo personaggio si collegherà magari a un altro personaggio che ho visto prima, e andando avanti trovi la carta centrale che spiega un'azione che li coinvolge.
E questa è una delle cose che mi è piaciuta molto. Cosa succede in questa storia? Da una parte non vorrei spoilerarla perché è molto molto bella, e anche perché ci sono delle cose che funzionano bene proprio se tu non sai cosa sta per succedere, magari i personaggi coinvolti eccetera eccetera. E ci sono alcune battute, ad esempio quando tu scarti una carta e dici ma che cazzo c'entra questo personaggio con la storia, e poi dici ah ok, e capisci. E poi anche perché è un po' contorta, perché riguarda diciamo viaggi nel tempo, YouTube, Twitch, paradossi spazio-temporali, una roba tipo Yu-Gi-Oh! È un po' casino. A differenza di primo impatto, la storia, l'approccio alla storia, al racconto è sicuramente più maturo, visto che, ecco, in questo caso c'è un racconto. Le inquadrature sono sicuramente molto più cinematografiche nel taglio, nella ricerca magari dell'angolazione, nel volto dei personaggi, quindi c'è sicuramente uno studio maggiore da questo punto di vista. Anche dovuto, ecco, come ho detto prima, al fatto che si tratta di una seconda esperienza con carte collezionabili, quindi sicuramente Dario si è affinato anche nel conoscere magari delle tecniche produttive per le carte, magari dicendo ok, questa cosa già so che magari mi darà un problema, quindi non la faccio, o magari già so che questa cosa posso ovviarla in questo modo, quindi è come, potremmo dire, un secondo lavoro, chiaramente un secondo lavoro con tutti i benefit dal primo lavoro. La storia è generalmente comprensibile anche solo guardando le carte, che hanno semplicemente artwork e titolo e non descrizione come invece ce l'avevano in primo impatto, però volendo puoi leggere la descrizione per ogni singola carta attraverso un'app in realtà aumentata che è stata creata apposta, dove appunto tu puoi scansionare la carta con il telefono e apparirà la voce di Sabaku che leggerà la descrizione per ogni singolo artwork, Sabaku no Maiko, in arte Michele del Deserto sul web. Per capire ed apprezzare al meglio questa storia, io sto indicando qua perché ho l'album, ma effettivamente diciamo potrei avere un pianoforte, quindi non ho niente, quindi starò un po' più così. Per capire bene questa storia, ovviamente si presuppone che tu sia comunque fan di Dario e che tu conosci determinate dinamiche, determinati suoi comportamenti nei video, suoi comportamenti nelle stream, nel passato. Però ecco, se tu hai comprato una roba del genere che si può trovare solo online, comunque si presuppone che tu già sia familiare con questo materiale. A me piace molto questo set, onestamente. Mi piaceva con primo impatto, e in generale mi piace, ecco, l'idea di sfogliare e trovare cose, leggere cose, soffermarmi su illustrazioni, artwork. Qui invece, ecco, l'idea che sia come una sorta di fumetto di carte lo rende una cosa ancora più interessante, che ti fa venire voglia di continuare a sfogliarlo, ed è un bell'oggetto personalmente da tenere. Allora, ho due appunti in realtà, che sono più due considerazioni personali, perché in realtà questo è un progetto, è anche complicato dare dei pareri perché non so se è una cosa di cui esistano dei grandi precedenti, sia per il contesto sia per la realizzazione stessa. La prima cosa è il villain della storia, che tra l'altro ricordiamo è Yotobi, anche questa cosa mi è piaciuta molto. Però ecco, trovo che considerando questo come una storia, il villain risulta essere poco approfondito, poco soprattutto rispetto al protagonista, che in questo caso è Dario, che vede tutta una sezione iniziale in cui lo vediamo ripercorrere la sua stessa storia. Ecco, se ci fosse stato un approfondimento anche sul personaggio di Yotobi per capire perché è diventato cattivo e perché lo è diventato proprio contro Dario, secondo me la storia sarebbe stata ancora più forte. Però capisco che era un casino, anche perché considerando che queste sono carte che stanno in un album di 3x3, c'è un ordine preciso da rispettare, e aggiungere anche solo 3-4 carte in più avrebbe completamente disfatto quest'ordine. Quindi capisco che delle scelte sono state fatte e quindi anche dei limiti sono stati imposti, o almeno autoimposti. La seconda cosa che ho da dire, che in realtà è più un unpopular opinion, è che non mi piacciono troppo le carte di Lucilla e Crisfiz, che credo metterò a schermo, forse di qua, e capite, diciamo, perché è una popular opinion, io dovrei dire ah, maschio, figa, e invece forse l'ho trovato un po' troppo, non assolutamente per il disegnatore, che si chiama... Debirudude, non so se è un maschio o una femmina, avrei dovuto informarmi prima, non per il disegnatore che, cioè, è bravo a riprodurre determinate forme, e non a caso Dario gli ha dato proprio questi due personaggi, però ecco, forse l'ho trovato un po' troppo, forse avrei apprezzato un'interpretazione un po' più, ecco, ad esempio Crisfiz ha un'altra carta in cui è presente in un'altra maniera e ha un design secondo me molto più interessante, o magari avrei apprezzato Lucilla con un design simile a quello che invece è stato dato a Giulia Premi, avrei trovato forse più interessanti, ecco, queste rappresentazioni dei personaggi. Però ecco, questo è solo... E quindi, prendendo la palla al balzo, quali sono state
le mie carte preferite all'interno di questo set. Io è un giochino che già feci col set di Primo Impatto e per me sono state queste fondamentalmente le mie preferite. E per quanto riguarda flashback, probabilmente direi ecco la carta di Giulia Premi. Probabilmente Impossibile Resistere, che mi è piaciuta anche molto, però secondo me c'è una persona, c'è un artwork che purtroppo gioca completamente in un'altra categoria. E io parlerei quasi di poeta più che di illustratore, anzi illustratrice in questo caso, come lo sto caricando, e si tratta di Dovevi capire ciò che hai perso, per opera di Veronica Ruffato. Io trovo questa la carta più bella del set, onestamente, per tutta una serie di motivi. Questo rappresentato è uno dei momenti più importanti della storia, ovvero quando Dario si trova faccia a faccia con Yotobi, il signore del tempo in questo caso, che gli mostra momenti della sua carriera su YouTube e gli fa capire, ecco, questo è quello che hai perso facendo lo switch a Twitch, ma anche quello che hai perso nel passato. Questi sono momenti della tua vita che non potrai mai più riavere indietro. A partire dal titolo, secondo me, Dovevi capire ciò che hai perso, molto secco, ma anche molto evocativo, chiaramente uno stralcio del ipotetico monologo che Yotobi sta tenendo in questa scena. La carta, inoltre, è tecnicamente un'ultra rara, quindi ha un'olografia molto. Credo scusa per la mancanza di termini tecnici, questo è il massimo che riesco a fare. Lo stile di quest'artwork è quasi completamente diverso rispetto a tutto quello che abbiamo visto finora, visto che lo stile generale di questo libro, in un certo senso, è molto fumettoso, molto cartunesco, quindi nelle proporzioni dei corpi, nei colori, nel disegno. Tornando un attimo indietro, ma rimanendo sempre nello stesso discorso, un'altra carta che mi ha colpito tantissimo è Senza via d'uscita, sempre dalla stessa Veronica Ruffato, che nel momento in cui ho scartato dalla bustina mi ha colpito molto. Prima di tutto per il momento della storia raccontato, si tratta di più o meno la fine del secondo atto, ovvero quando il protagonista crede di essere sconfitto e crede che quindi la sua storia sia finita fondamentalmente, quindi è il punto più basso per l'eroe della storia. Ed ecco, qui è rappresentato in maniera molto semplice, c'è questa figura inginocchiata che è rappresentata con questo tratto molto realistico quasi, o meglio, le proporzioni del corpo sono sempre abbastanza esagerate, ma a differenza di tutti gli altri look cartoon visti precedentemente, qui invece riusciamo anche a scorgere l'espressione degli occhi, cioè l'ombra delle sopracciglia sugli occhi. Un'espressione sconfitta, effettivamente è una carta, è un artwork che mi ha colpito molto dal momento in cui l'ho visto. Poi ecco, sono arrivato a Dovevi capire ciò che hai perso, e questa mi ha definitivamente conquistato. Quindi a partire da questa ambientazione, queste rovine colorate con questo azzurro molto etereo, in questo momento quasi sospeso nel tempo, come se si riuscisse quasi a sentire il silenzio, l'eco del luogo che vediamo. Poi ecco queste quattro finestre in un passato che chi ha comprato queste carte presumibilmente conosce molto bene. Quindi momenti non solo nel passato della storia del protagonista, ma anche di tutti noi che lo abbiamo seguito in questi anni. Poi questa olografia bellissima, veramente bellissima. Complimenti a tutti, complimenti a Dario per le indicazioni che sicuramente avrà dato all'artista, complimenti a Veronica Ruffato per averla interpretata in questo modo, veramente un ottimo lavoro, l'impaginazione, tutto ottimo lavoro. Sicuramente l'artwork che mi ha lasciato più impresso da questo punto di vista. E questo mi ha fatto anche molto pensare, perché alla fine è di questo che si parla, no? Lasciare un'impressione, lasciare qualcosa. Io penso spesso a cosa vuol dire essere un content creator sul web, non tanto nel mio caso in particolare, ma nel caso di altri. Io seguo YouTuber da più o meno una quindicina d'anni. Io ho imparato l'inglese praticamente attraverso YouTube e c'erano personaggi che io seguivo con molto molto trasporto, io guardavo sempre i loro video, recuperavo sempre i loro video vecchi. Poi però è capitato spesso che magari ecco, dopo anni, recuperavo un video di qualcuno e dicevo, cazzo, che fine aveva fatto questo? O perché magari aveva iniziato a pubblicare meno rispetto al solito, o perché magari, peggio ancora, l'algoritmo aveva iniziato a consigliarmelo meno, vedendo che io avevo interagito con altri contenuti e quindi pensando che quel tipo di contenuto non mi interessasse più. Quindi che cosa voglio dire? Che il tipo di contenuto presente qui, ma è un discorso che potrei fare su tutte le piattaforme, da Instagram, TikTok, quello che prima era Musical.ly, quello che prima era Vine, è tutto soggetto a leggi e regole molto molto intangibili, e quindi i contenuti stessi che vengono caricati, quindi i personaggi che li creano, finiscono per essere tutti molto intangibili, volatili, costantemente in questa situazione di disequilibrio o squilibrio, come dicono gli italiani normali. Ad
ad esempio registi, ma anche musicisti o anche conduttori televisivi riescono a rimanere per molti versi molto più impressi nella mente del loro pubblico, non perché loro non siano soggetti alle leggi volatili del mercato, che per carità lo sono, però ecco, il fatto di esistere su più medium che non sono confinati a una piattaforma li rende molto più eterni alla vista del pubblico rispetto a uno youtuber, che non voglio dire in senso offensivo, cioè non voglio sminuire con questo termine, ma appunto youtuber sembra essere quasi una etichetta con una data di scadenza in un certo senso da molti punti di vista. Youtuber come twitcher, come tiktoker. Ecco, io vedo in questo tipo di progetti un tentativo di scappare da tutto questo, un tentativo di creare qualcosa che possa rimanere, qualcosa in questo caso che possa fisicamente rimanere all'interno delle menti degli appassionati e di chi lo ha seguito fino a questo momento, parlando di Dario Moccia in particolare. E in un certo senso è un progetto che riesce a farlo ancora prima della sua pubblicazione. Infatti ecco, come era Primo Impatto prima e come era Flashback adesso, sono progetti che hanno visto la collaborazione di tanti artisti, tanti grafici, tanti disegnatori, tanti content creator, ma anche persone che si occupano di grafica, lettering, quindi tante persone unite nel realizzare un lavoro comune e creare in questo modo ancora più unione. Basti pensare al fatto che, ecco, esce l'album, escono le carte portano a che cosa? A scambi. Scambi, quindi persone che si vedono dal vivo per parlarsi, scambiarsi. Io ho due Chris Fitz, dammi 3-7, quante ne hai? 3-1, mia? Battutona. Così voglio tornare al titolo del mio video. È questo il futuro del content? Quindi quello che prima era, quanto è figo, è su YouTube, diventerà un, quanto è figo, è fisico, quindi si sta ritornando al passato, a qualcosa di molto più tangibile rispetto a prima? Non ho idea se questa cosa possa essere un trend in salita o se possa cambiare nel giro di poco, ma ecco, io credo che progetti del genere, in questo caso Flashback di Dario Moccia, riescono ad essere delle perfette fotografie di questi momenti, anche involontariamente, probabilmente, il che forse lo rende ancora più forte da questo punto di vista. E quindi questo, non ho idea di quanto duri questo video perché sto da tipo 50 minuti a registrare, spero di poter tagliare molto ed arrivare almeno a 23 minuti, speriamo. Io sono Mauro Simonetti, grazie mille per aver seguito questo video e ci vediamo al prossimo video, che sarà sicuramente il